sempre la tassa di valore, solo di quella parte di ho detto che avevano interno anche non i 15, quindi stavo sfumando. Noi non siamo con loro. Non siamo con loro, per fare che dico. Eccoci. Sì. Ci siamo tutti? Sì, andiamo subito. Temi locali, il turismo e il Movimento 5 Stelle della Grande appena funziona. Sì, questo è un momento della storia di questo paese in cui molti dei nostri lavori intorno al 2025 si trasformeranno. Dobbiamo cominciare ad investire in intelligenze, in realtà come quella del turismo, come i beni che abbiamo dal punto di vista turistico, e dobbiamo farlo unendoli alle nuove tecnologie. Noi abbiamo commissionato uno studio in questi anni che ci dice che nel 2025 la metà dei lavori che conosciamo sparirà o si trasformerà. Dobbiamo fare investimenti seri sulle nuove tecnologie unite ai beni culturali, al turismo e allo sviluppo del territorio. E siamo qui anche per testimoniare la nostra vicinanza a questo mondo, un mondo che deve crescere sempre di più e che di certo non può essere massacrato dal livello di tassazione che abbiamo di burocrazia. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle che è stata grande battaglia riguardo alla legge Bolkestein? Sì, ma la direttiva Bolkestein purtroppo colpisce varie parti del nostro paese. Noi abbiamo fatto diverse battaglie per quanto riguarda per esempio gli ambulanti e anche sul tema delle spiagge. Il nostro obiettivo è garantire la legalità. Io credo che un paese lo possa fare prima di tutto con le proprie leggi, senza aspettare l'Europa. E su questo ovviamente c'è un ampio dibattito, ma il punto è che le nostre spiagge dobbiamo valorizzarle sempre di più e fare in modo che rimangano in mani italiane. Questo è il nostro obiettivo principale. Questa è una triangolazione di Carrara prima di venire. Sì, ci sono varie realtà in questo territorio che meritano il massimo dell'attenzione, però vi dico la verità, siamo in un momento storico in cui i partiti sono in disfacimento in Italia. L'avete visto, i vecchi partiti si stanno sgretolando, il Partito Democratico si sta frantumando, il centrodestra neanche esiste più, perché c'è chi pensa che la destra sia quella trumpiana e chi pensa che la destra sia quella di Sarkozy. È un momento in cui i vecchi schemi stanno morendo e siccome questi vecchi schemi sono in crisi, le istituzioni della Repubblica devono essere liberate il prima possibile da questi vecchi partiti, perché i vecchi partiti le stanno tenendo in ostaggio mentre si combattono le loro battaglie. Anche questo territorio ne è un esempio. Voi avete un governatore insieme ad altri governatori che passa il tempo a fare battaglie interne ai partiti, a parlare di temi di cui agli italiani non interessa. Perché? Perché stanno facendo le loro guerre di potere all'interno del Partito Democratico. Domani saremo anche a Piombino, incontreremo anche i consiglieri comunali, oggi siamo qui, nel pomeriggio andremo all'Isola d'Elba per parlare di temi, per affrontare temi, problemi ospedalieri, problemi legati alle discariche, ambiente, lavoro. Questa roba qui è scomparsa dal dibattito politico, nessuno li affronta più nei partiti tradizionali perché passano il tempo a parlare di premi di maggioranza, di soglie di sbarramento, di tessere, di congressi, tutta roba che non ci interessa. Noi dobbiamo affrontare le priorità di questo paese e per questo dobbiamo andare a votare il prima possibile. Io sono sicuro che incontreremo tante persone anche in questi due giorni che ci diranno fateci andare a votare, perché così è, tutti si sentono ostaggio delle guerre interne ai partiti e nello specifico del partito di maggioranza. A quegli elettori che sono sotto shock, immagino, tutti quelli che votavano e che votano Partito Democratico, diciamo andiamo avanti insieme sui temi, noi non siamo né di destra né di sinistra, è finita l'epoca della destra e della sinistra, portiamo avanti i temi. Quindi il reddito di cittadinanza, superiamo gli studi di settore, aboliamo veramente Equitalia, facciamo una seria legge anticorruzione, investiamo in nuove tecnologie, creiamo i distretti dell'high-tech e mettiamoci al passo con i paesi che già questi investimenti li hanno fatti. Questa roba qui, questi temi qui, sono scomparsi dal dibattito politico. Io sento parlare da mesi o da giorni di guerre di potere, le dobbiamo superare. E anche a coloro che votano i vecchi partiti dico, potremmo non pensarla allo stesso modo su tutto, ma dateci atto del fatto che siamo rimasti gli unici ad affrontare i temi reali e veniteci dietro, lavoriamo insieme, collaboriamo tutti quanti insieme per realizzarli, perché da anni ci dicono che vogliono risolverli, ma non li hanno mai risolti questi problemi, anzi sono coloro che li hanno creati. Qual è la vostra posizione sullo stadio di Roma dopo il no della sovrintendenza? Ah, l'ha espresso la sindaca ieri, io penso soltanto una cosa, per carità, tutto il rispetto per lo stadio, ma questo è un paese che ha 17 milioni di persone a rischio povertà,
e il tema dello stadio guadagna i primi titoli del TG. E il dibattito mediatico secondo me è abbastanza surreale, quindi io mi rifiuto di alimentarlo. Preferisco parlare di questioni molto importanti che riguardano anche colui che vuole lo stadio della Roma, un tifoso della Roma che oggi ha il problema che suo figlio emigra o che ha il problema che sua moglie perde il posto di lavoro, che lui perde il posto di lavoro. Questa è una questione molto importante, dobbiamo continuare a su cui dobbiamo tenere il focus, perché alcuni cittadini dicono: ma perché qui si parla di temi che in questo momento avvertiamo come se fosse? Poi, per tutto il resto chiedete a Franceschini, tanto che l'intendenza è roba sua, non mia. Non serve mettere un vincolo a una zona abbandonata come quella di Sorrentino. Adesso c'è una questione legata al vincolo alla sovrintendenza, e ripeto, la questione del ministero che se ne occupa è il MIBAC, che si occupa delle sovrintendenze, che segue le sovrintendenze, da cui dipendono le sovrintendenze. Sono questioni loro. Io personalmente penso che, come ha detto il sindaco, penso come il sindaco, tutto si deve fare nel rispetto della legalità. Quindi adesso c'è questa procedura, vediamo che cosa dice. Bene, grazie. Buona giornata. Buongiorno. Ma sì, io penso di sì. Thank you.
quantitativo non più importante, aiutateci voi a creare le condizioni. Io quasi lo prendo. No, le condizioni infatti è lasciarvi sereni per poi mettermi di sviluppare. Lasciate in pace, come è stato. Grazie mille. Grazie. Hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ora siamo già a cappuccino. Incoming message. Dai, faccio strada io. C'è il mio fotografo. Sono in greco. Il complesso tedesco più grande della Toscana. Questa è la parte vecchia, di là c'è la parte nuova, c'è la più bella. Buongiorno. Saluto a Carrara, vai. Forza Carrara, che ce la dobbiamo fare. Abbiamo tutte le carte in regola per farcela, c'è una squadra bellissima, un candidato sindaco forte, due senatrici nel territorio a nostra disposizione, e più ci sono io che darò la vita. Mi raccomando, è un treno che passa una volta sola. Forza. Bravo già. Ciao. Io devo lasciare la spalla. Ma le piedi che non sono.
avevo mia mamma che era con me sopra. E mi ha fatto un cibo di studio, non siamo arrivati. Non abbiamo comune, non mi trovo al vino. Forza ragazzi, forza Carrara, forza! Lei ti serve un po' di liscia. Tutto bene? Anzi che il maglioncino che è lo sforzo, grazie a lei, non vuoi assaggiare niente? Thank you.
marca o... Si devono andare a votare per forza.
però insomma siamo a quel punto che ormai non si capisce più quando ci vanno, però dobbiamo assolutamente farlo, dobbiamo capire pure noi cosa vuole succedere, dobbiamo essere gli altri. Andiamo, è stato un piacere, ci vediamo. Salutina Carrara, vai. Allora, in impatto con la Trigliana, diciamo un po' come vengono gestiti i nostri patrimoni, perché Carrara quartiere è nostra e quindi noi sì che abbiamo oggi un rapporto con i commerci cianati, perché pensiamo che il turismo, e specialmente a Carrara, che non abbiamo più in imprese, cioè nel senso chi lavorava il marmo ormai non lo lavora più perché i blocchi spariscono, cioè scendono dal monte e partono grezzi, e quindi il turismo è un punto in cui noi possiamo rilanciare la città, ma non solo, rilanciare anche Carrara Fiere, perché questo è un qualcosa che può portare dei benefici a tutta la città. A presto. Grazie. Grazie.
Paolo, se vuoi fare un favore, leggi sulla pagina Facebook, qua, praticamente. Continuate a seguirci perché ne vedrete delle belle. Buongiorno, ciao! Glielo ho detto di fare. Era il 99. La vigilia del famoso Millennium Bug. Sì. A destra? Certo. Sì. Poi bisogna passare per Valdearia, eh? Sì, dopo ci andiamo. Certo. Sì.
ma non era